Ciao a tutti e buon 2024. Oh, scusate l'assenza dal canale YouTube, ma sono stato impegnato negli ultimi mesi, ma anche molto molto piccolo, devo dire la verità, perché la scusa era d'aver perso la GoPro, quindi di non avere più contenuti video da pubblicare, ma in realtà ho così tanti vecchi video, anche molto belli, che veramente non regge, è soltanto sono stato semplicemente impegnato, ma soprattutto molto pigro. Proverò a farmi perdonare nelle prossime settimane, nei prossimi mesi, condividendo qualche bel contenuto. Vi lascio però a questo video, che è un video racconto, ecco perché ancora non avevo riacquistato la GoPro, in cui vi faccio vedere, vi racconto più che altro la cattura di una cernia che peserà alla fine 9 kg. E che soprattutto ci ho messo 2 giorni per tirarla fuori. Boh, spero che vi piaccia, che passiate 5 minuti facendovi 2 risate. Vi do appuntamento ai prossimi video, magari un po' più emozionanti. Ciao, a presto! Sono in macchina e sto per andare di nuovo a mare per cercare di risolvere il casino che ho combinato ieri mattina. Sono uscito con Luigi a pesca, verso 1:30 ad un certo punto trovo questa grossa cernia fuori dalla tana, accucciata, facile, però boh, sarà perché è la terza giornata di mare in 2 mesi, sarà perché, non lo so, perché sono stronzo e basta. L'ho sparata un attimo dopo che si è mossa e l'ho sbagliata, quindi si è intanata, io sono salito, incazzato perché immaginavo un po' come si sarebbe potuto evolvere la situazione. Tant'è che è andata effettivamente così, perché sono risceso, l'ho sparata in tana, però non l'ho sparata di muso, l'ho sparata più o meno sul collo mentre si stava per infilare ancora più dentro la tana. Ho cercato di tirarla fuori nello stesso tuffo perché sapevo che me la dovevano giocare tutta lì, e invece purtroppo lei è stata più forte ed è riuscita a restare in tana, ad arroccarsi. Io ho messo in trazione il filo, però nel frattempo lei ha guadagnato ancora qualche mezzo metro e quindi si è infilata in questa fessura, in questa spacca che va restringendosi nel profondo della tana. Nonostante la trazione, anche i tuffi dopo, non si è mossa per nulla, è una grossa cernia. E niente, adesso c'ha 3 aste in corpo. Io dopo 1:30, alle 3 avevo l'uscita con i ragazzi, per cui ho dovuto lasciare tutto in mare e provare a ritornare il giorno dopo, cioè questa mattina. Ora, la speranza è quella che nel frattempo sia morta, che sia diminuita la pressione, la resistenza che fa, e con un po' più di lucidità riuscire a capire come manovrarla. Pensate che ieri sera, ieri pomeriggio, nel cercare di stanarla con il raffio, ho spezzato la punta del raffio. Cioè, quindi pensate che cazzo di forza fa sto pesce, poverino, che cerca di non morire. Comunque si cerca di non venire con me. E niente, questo mi fa sentire soltanto più stronzo, perché fare le cose per bene significa evitarsi fatica, rischi e sofferenze anche inutili da parte del pesce, però che serva la lezione anche questa. Tutte queste lezioni ad un certo punto spero che veramente serviranno veramente. Niente, ovviamente questo video lo vedrete soltanto se riuscirò a tirarla fuori la cerca, perché se no non sarà mai successo nulla, ma la tiro fuori, sono fiducioso. Fortunatamente è solo a 32 metri. Dico solo perché insomma, negli ultimi anni ho pescato molto molto più fondo, però fortunatamente questo pesce a 30 metri dovrei riuscire a lavorarlo con molta più tranquillità. Per cui adesso mi vedo con mio padre, pure lui non va a mare da parecchio, quindi speriamo porti fortuna e vediamo come va a finire. Ci aggiorniamo. Ciao. Niente, alla fine ce l'abbiamo fatta. Eccola qua.
Quattro aste ficcate in corpo, cazzo. Non voleva venirsene, è andato. Sì. Ci voleva il barcaiolo giusto. Sì, infatti sì. Un ringraziamento a Luigi e a Francesco che hanno provato ad aiutarmi ieri. Ma niente, voleva semplicemente. Venire Guglielmo. Esatto. Non lo volevo dire, però ragazzi, tutta la differenza l'ha fatta lui. Vabbè, andiamo, va.